Allora, anche quest'anno la Proloco organizzerà i tre veglioni che inizieranno da giovedì grasso di questa settimana e si svolgeranno le giornate di giovedì, venerdì e sabato. Nella giornata di giovedì inizieremo con il veglione del Castagnolo d'Oro, che è giunto alla quarta edizione ed è un veglione dedicato alle persone con disabilità. Ci saranno protagonisti anche tutti i club anziani che realizzeranno i castagnoli che poi durante la serata verranno distribuiti a tutti. Il Castagnolo d'Oro si svolgerà nella giornata di domani, giovedì 20 febbraio, dalle ore 15.30 alle ore 19 alla Bocciofila della Combattente di Fano. Nella giornata di venerdì invece, sempre dalle 16 alle 19, ci sarà il veglione dei bambini. Ecco, questo è un veglione a cui teniamo tantissimo, è una festa completamente gratuita, siete tutti invitati, portate i bambini mascherati, se anche i genitori vogliono venire mascherati non c'è nessun problema, anzi sono graditissimi. Nell'arco della serata realizzeremo una merenda per tutti questi bambini che vorranno partecipare, ci saranno delle premiazioni. Il veglione dei bambini si svolgerà nella giornata di venerdì, dal 21 febbraio, dalle ore 16 alle ore 19, per passare poi alla serata del sabato sera, che inizierà alle ore 20 fino all'orario, non si sa, perché fino a quando avremo piacere di divertirci tutti insieme, in cui il veglione della gruppa, che è diventato ormai un appuntamento importante, in cui ci sono questi gruppi, club, fazioni che organizzano delle sfilate, che è diventato un momento, come si può dire alla Fanese, si dà un po' la pezza, nel senso che è molto sentito. Daremo dei premi a queste mascherate, in particolare la miglior sfilata, la miglior gruppa e la miglior maschera singola. Come dicevamo, ci sarà comunque un complesso in cui si potrà anche ballare dopo che saranno finite le sfilate. La possibilità oramai di poter partecipare non c'è, perché abbiamo concluso le iscrizioni già da qualche giorno.